2004, nel 2016 e ancora recentemente, quindi quattro volte. E anche qui che si è visto che alcuni componenti del Consiglio Comunale che era stato sciolto sono stati rieletti e quindi sciolti nuovamente. In un comune addirittura è successo che il sindaco si è ripresentato nonostante fosse stato sciolto, è stato eletto. Nel frattempo, e poi ne parlerò dopo, è intervenuta la sentenza definitiva di incandidabilità. Il comune non ha preso atto di questa situazione, ha continuato quindi il sindaco a essere in carica fin quando il prefetto ha dovuto agire con l'azione popolare e finalmente far dichiarare la decadenza del sindaco. E poi ci sono anche vari casi in cui non si presenta nessuno alle elezioni successivamente alla fine della gestione commissariale. E quindi bisogna ricommissariarla un'altra volta, stavolta per motivi ordinari. Per quanto riguarda gli accessi, che pure si è fatto riferimento, dal 1993 ad oggi sono stati eseguiti 417 accessi, ovviamente il numero più alto in Calabria, in Campania e poi la Puglia, sono queste in genere le regioni ovviamente in ordine, diciamo, di numeri che sono maggiormente coinvolte. Attualmente ci sono 12 deleghe per l'accesso che sono in corso. Posso anche dirle se interessa. Sì. Rosarno, che se Ostuni, Foggia, no, questi sono gli accessi che sono stati fatti, diciamo, nel corso di quest'anno. Rosarno, Ostuni, Foggia, Bolognetta, Simeri Crichi, Nocera Terinese, Castellammare di Stabia, San Giuseppe Vesuviano, Trinitapoli, Soriano Calabria, Portigliola, Torre Annunziata. Questi sono gli accessi che sono stati adottati nel corso di quest'anno. Un cenno al contenzioso, perché mi pare importante, perché dimostra com'è l'attività dell'amministrazione nell'adottare questi provvedimenti. Ecco, dal 2015 ad oggi non vi è stata, diciamo, una soccombenza nei ricorsi che sono stati tutti fatti nei confronti dei provvedimenti di scioglimento. E in precedenza devo dire che i numeri sono stati sempre molto, le soccombenze sono state risolte. Dal 2010-2014 quattro provvedimenti su 63 sono stati annullati. Quali sono gli elementi che vengono presi in considerazione ovviamente dall'amministrazione per lo scioglimento? Sono quelle dell'esame dell'attività gestionale dell'ente, il contesto ambientale, la sussistenza o meno su quel territorio. Prego. Ah, certo, scusate. La sussistenza su quel territorio di organizzazioni criminali, i rapporti tra le locali conserterie e gli amministratori. Ovviamente hanno rilievo sintomatico le ripetute illegittimità nelle procedure poste in evidenza dall'ente, il sostegno elettorale a esponenti malavitosi, i rapporti di parentela o di frequentazione tra amministratori ed esponenti criminali, le vicende giudiziarie che coinvolgono gli stessi amministratori. Tali elementi indizianti però devono comporre un quadro, e questo ce lo dice sempre la giurisprudenza, che sia messo in cui venga messo in evidenza e motivato quali sono i collegamenti con la criminalità organizzata, ancorandoli a fatti concreti e univoci, in modo da giustificare questo intervento così penetrante dello Stato. Inutile citare tutta la giurisprudenza, si parlava dell'incandidabilità, una delle misure previste conseguenti allo scioglimento è la possibilità di rendere incandidabili appunto coloro gli amministratori che sono responsabili delle condotte. A tal fine il ministro comunica al tribunale competente per territorio e trasmette la relazione. Dal 2009 ad oggi vi sono stati 231 provvedimenti definitivi di incandidabilità. Nel corso di quest'anno, il 2021, sono intervenuti 25 provvedimenti di incandidabilità, di cui 7 definitivi. Anche qui la giurisprudenza ha specificato che si tratta ovviamente
di un provvedimento diverso da quello dello scioglimento, perché mentre l'uno riguarda l'intera compagine del comune, questo riguarda il singolo esponente del comunale e quindi richiede che vi sia anche, quindi al di là del sindaco, quindi abbia pur mettendo in evidenza che ha un proprio compito di sorveglianza, di vigilanza e di controllo sull'attività amministrativa, richiede anche un elemento soggettivo, la colpa nell'aver omesso di vigilare. E richiedendo anche in alcuni casi che ci siano dei fatti concreti e univoci di collegamento diretto del comportamento del sindaco con la criminalità organizzata. Anche in questo caso, nella relazione che poi lascerò, c'è una sintesi un po' delle principali pronunce e indirizzi della giurisprudenza. Un'altra misura che può essere adottata nei confronti degli amministratori è quella prevista dall'articolo 142 del testo unico, la rimozione degli amministratori, quando vi siano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico, nonché, questo è stato aggiunto, per gravi inosservanze degli obblighi posti a carico dei comuni e delle province nella gestione del ciclo dei rifiuti. Dal 91 ad oggi sono stati adottati 300 provvedimenti di rimozione nei confronti di sindaci, vice sindaci, consiglieri, assessori e presidenti circoscrizionali. Hanno interessato in genere soggetti raggiunti da misure cautelari e talvolta anche sono emerse frequentazioni connivenze con la criminalità organizzata di stampo mafioso. Per quanto in questo caso, ovviamente, nel caso in cui colpisca un sindaco, si procede allo scioglimento conseguente del Consiglio Comunale. Nel 2009 sono stati anche adottati tre provvedimenti ai sensi di rimozione per il ciclo dei rifiuti, Maddaloni, Casal di Principe e Castel Volturno, che hanno superato anche in questo caso il contenzioso, quindi sono stati riconosciuti legittimi dal Consiglio di Stato. Ci sono, quindi si tratta ancora di norme per i quali ancora c'è molto interesse. Ci sono allo studio ipotesi di modifiche normative, c'è anche appunto una bozza di delega di modifiche del testo unico degli enti locali, dove tra le varie modifiche c'è anche un ripensamento dell'articolo 143 e delle modalità, quindi di trovare soluzioni nel caso in cui, pur non arrivando allo scioglimento del comune, si possa comunque adottare misure di accompagnamento del comune verso forme di maggiore garanzie amministrative. Ricordo come c'era stato anche un comma 7 bis dichiarato incostituzionale, che prevedeva appunto una serie di misure che potevano essere indicate al comune, prevedendo un potere, la nomina di un commissario ad acta qualora non fossero adottate, norma dichiarata incostituzionale per questo intervento sostitutivo troppo generico, che forse nell'ambito di una leale collaborazione si potrebbe riscrivere. Ma altre disposizioni, altre che sono oggetto di delega, sono quelle di un potenziamento dell'attività del comitato di sostegno e monitoraggio, in modo tale da accompagnarlo, di accompagnare i comuni sia nella fase dello scioglimento che in quella successiva, e anche la possibilità è prevista di istituire un albo specifico di personale della carriera prefettizia da destinare con le professionalità specifiche proprio per la gestione specifica soltanto appunto delle gestioni commissariali. Si parlava del fatto anche prima che molti comuni, di comuni sciolti per mafia, si trovano in situazioni appunto di grave squilibrio finanziario. Vorrei ricordare come la legge finanziaria della legge di bilancio del 2018 ha previsto proprio per gli enti sciolti per mafia, che sono il riequilibrio finanziario, dei fondi proprio
proprio a sostegno dei loro bilanci. E sono previsti 5 milioni annui a cui si aggiungono le economie di bilancio. I primi 5 milioni vengono distribuiti entro il 30 giugno, le economie di bilancio il 30 ottobre. Sono favoriti, come dice la norma, soprattutto i comuni sotto i 15.000 abitanti. Posso dire che nell'anno 2020 il contributo annuo dei 5 milioni è stato a favore di numero 48 comuni e le economie pari a 17 milioni e 615 mila euro è stato attribuito a favore di 35 comuni, che erano tutti quelli sciolti in quel momento. Per l'anno 2021 i 5 milioni sono stati ripartiti in 41 comuni, mentre le economie pari a 18 milioni sono state poi assegnate a favore di 30 comuni adesso, in questo periodo. Vorrei ancora dire che quindi c'è sempre maggiore attenzione anche per la trasparenza. Una delle questioni che ci stiamo occupando era sui compensi che vengono forniti vengono dati ai commissari, ai componenti delle commissioni. Vorrei ricordare come c'è una direttiva firmata allora dai due capi dipartimento di allora, capo dipartimento affari interni e territoriali e capo del personale, che avevano individuato in maniera uniforme per fasce demografiche quali fossero le indennità da attribuire ai commissari prefettizi, sia per gli scioglimenti dei comuni in regime ordinario che per quelli per mafia. Non sempre questi compensi so che vengono forse pubblicati sui siti, faremo sicuramente una nota di richiamo ai prefetti, ricordo che la responsabilità della trasparenza in genere è il segretario comunale. Quindi, insomma, richiameremo l'attenzione su questa eventualità in modo tale da verificare dove mancano e di farli pubblicare. Ecco, ho finito la mia breve relazione, breve, insomma, e quindi sono aperto alle domande. Grazie. Grazie prefetto, deputato Paolini. Grazie Presidente, Eccellenza. Io ho ascoltato e anche alla luce di altre conoscenze avrei tante domande da farle, ma mi limiterò a quelle più. Allora, innanzitutto il sistema, a mio avviso, non funziona, si può migliorare, quindi volevo chiedere, mi parte già risposto, quelle che sono de iure condendo, le previsioni del Ministero. Una cosa interessante mi pare quello di rafforzare, creare appunto quello che pensavo delle task force di pronto impiego, una celere, un reparto mobile che arrivi. I numeri non sono così elevati a quanto vedo, quindi sarebbe pensabile, ipotizzabile che il Ministero disponesse una forza di 200 persone da mandare dove serve. Però le volevo chiedere questo, innanzitutto se nelle proposte prevedete una forma di aumento di 12 più 6 mesi, 18 più 6 mesi, cioè massimo 2 anni, prevedere una forma di allungamento in caso di recidiva, cioè diciamo lanciare il messaggio che se si continua col vecchio andazzo gli anni non diventano mesi ma diventano anni, cioè in sostanza si toglie la possibilità di reiterare queste condotte in luoghi dove purtroppo evidentemente la volontà dei più cittadini onesti viene coartata in modo illegittimo da chi onesto non è. Poi le volevo chiedere questo, se ecco, quello che vorrei sapere se l'avete fatto, cosa succede? Degli atti assunti da amministrazioni infiltrate. Cioè gli atti, poi quello che hanno deciso, che succede? Vengono revocati tout court, vengono invece diciamo, lasciati correre, visto che al momento dell'assunzione della deliberazione erano formalmente in carica? Oppure cosa? Perché questa è una delle cose che. Cioè il bottino di questa corruzione, alla fine, che fine fa? E da ultimo, se ritenete che sia opportuno prevedere proprio, in parte anche qui ha già risposto, prevedere proprio dei ruoli specifici di personale, eventualmente, ad esempio, assunto da personale a Guardia di Finanza che ha particolare competenza in materia di analisi di certa tipologia di reati, proprio per creare delle task force che sostituiscano le amministrazioni che evidentemente sono
non sono più in grado di gestirsi a sé. Infine, un'ultima cosa, il personale colluso, prevedete che vi siano un rafforzamento delle sanzioni? Perché il vero punto non è a volte tanto cambiare il sindaco, tanto cambiano nome, ci mettono la figlia e tu non risolvi niente, sono secondo me armi totalmente spuntate, quanto prevedere delle procedure di rimozione proprio definitiva, licenziamento del personale che assunto doveva fare e non ha fatto, doveva vedere e non ha visto, perché secondo me il problema è quello, tu puoi cambiare il comandante, ma se tutto il resto della compagine è colluso o intimidito, perché spesso è questo, e quindi prevedere di conseguenza delle sanzioni più veloci, serie, in modo da, diciamo, fornire anche a chi vuol fare onesto un pretesto per dire no al boss, guarda, non ti posso aiutare perché, accidenti, perdo il posto. Penso di aver capito il senso, poi vorrei sapere la sua, se il Ministero sta valutando queste cose o se tocca magari a noi fare delle proposte di legge in tal senso. Grazie. Grazie deputato Paolini, deputato canta la messa. Grazie Presidente, mi riallaccio all'ultima domanda fatta dal collega Paolini, perché sono arrivato con 3 minuti di ritardo all'inizio, signor Prefetto, e quindi non so, il problema dei dipendenti pubblici, nel senso che spesso noi vediamo che oltre al lato politico delle amministrazioni, io sono della provincia di Napoli, per cui voglio dire, dato Rannunziata, Marano, Casavatore, Arzano, cioè voglio dire, purtroppo abbiamo proprio nella cerchia dei comuni che circondano la città di Napoli tanti di questi episodi, e spesso vediamo che gli stessi comuni poi a distanza di qualche anno si ritrovano ad essere sciolti. Quali sono le armi che ha il Ministero nei confronti, diciamo, dell'apparato, della macchina pubblica, quando si intuisce che oltre al piano politico è coinvolta anche l'amministrazione? Grazie. Oppure cosa si potrebbe fare in più? C'è ancora il senatore Pellegrini. Grazie Presidente, grazie Eccellenza per la relazione. Volevo farle una domanda brevissima. Per quanto riguarda l'incandidabilità degli amministratori dei comuni sciolti per mafia, secondo lei così com'è è un istituto che funziona o si potrebbe o dovrebbe intervenire per renderlo ancora più penetrante? Grazie. Grazie senatore Pellegrini, do la parola al prefetto di modo che possa rispondere. Allora, sì, vorrei ripartire appunto un po' dalle domande. Questi temi sono tutti temi che saranno ovviamente oggetto di approfondimento in questo lavoro che stiamo facendo successivi alla delega. Cioè adesso noi dicevo che c'è uno studio per una delega di riforma del testo unico degli enti locali che prevede anche una revisione delle norme riguardanti lo scioglimento. E tutti questi aspetti che sono stati esaminati saranno poi oggetto di approfondimento nei decreti delegati. In questo momento si parlava del personale adibito. Allora, per quanto riguarda le gestioni commissariali, dicevo prima, è possibile avvalersi di personale qualificato, prevedendo una rotazione del personale, ma di chiedere personale esterno all'amministrazione comunale, i cosiddetti sovraordinati, che sono proprio, come dicevo, messi proprio nei settori chiave. E questo li aiuta. Quindi è ovvio che nel momento in cui finisce la gestione commissariale, questo personale deve rientrare non ci sarà più possibile utilizzarlo, ma questo non esclude che si possa prevedere, e questo lo dicevo prima, una forma di accompagno sia da parte del Ministero col proprio personale, abbiamo un comitato di monitoraggio, ma anche prevedere altre forme di collaborazione esterna in modo da accompagnare il nuovo comune, il nuovo sindaco con personale più qualificato. Per quanto riguarda appunto queste forme di task force, come diceva, da gestire, noi già lo studio questa possibilità di utilizzare un gruppo, un albo di personale della nostra carriera, della carriera prefettizia, da destinare esclusivamente per questi, è già pensato, stiamo predisponendo i regolamenti necessari in modo tale da poterlo fare al più presto. Ovviamente abbiamo un problema anche di organico, insomma, in cui abbiamo questo problema. Scusa Eccellenza, il senso è proprio quello, cioè attinge anche a
non so, albo di professionisti, gente esterna all'amministrazione che rafforzi sotto la guida di un prefetto, comunque di una persona dell'amministrazione, però reclutare anche il finanziere perché ha particolari competenze in certi settori, ma anche il professionista, ma anche l'esperto di software, laddove vi sono state operazioni strane, per esempio nelle contabilità di alcune ASL che non c'erano, dice perché il software non... cioè intervenire anche con personale esterno, come fanno in altri paesi peraltro, perché non sempre all'interno del Ministero ci sono tutte le competenze che possono servire a gestire situazioni di, tipo l'ASL di Catanzaro che non aveva i bilanci da vari anni. Mi scusi l'interruzione, ma era per chiarire meglio il mio pensiero. Si tratta di due livelli differenti, penso. La commissione in genere è composta dal nostro personale perché ha una competenza, diciamo, di visione così amministrativa più generale di gestione degli enti. L'attività, quella più specifica, tecnica, dicevo, c'è la possibilità di avvalersi di questo personale sovraordinato che va a sostituire, anche con funzioni appunto dirigenziali, che va a sostituire i dirigenti degli enti locali e può fare tutte quelle verifiche, quegli accertamenti tecnici che sono necessari in questa fase. È ovvio che la gestione commissariale deve anche valutare tutta l'attività svolta dal precedente ente locale, quindi tutti quegli atti che sono ritenuti possibile di illegittimità saranno presi in esame dalla Commissione, questo assolutamente, quindi vengono sempre valutati. L'attenzione nei confronti dell'attività svolta precedente è proprio questo. Abbiamo verificato come magari uno dei sintomi, no, è quello dell'evasione fiscale, per esempio, dell'occupazione abusiva di alloggi popolari, magari da parte proprio di coloro che sono maggiormente connessi alla criminalità organizzata. Sono tutti elementi sintomatici che ci fanno rendere conto che ci sia una commistione, un mancato controllo e vigilanza da parte sia del sindaco che degli apparati amministrativi l'esatta applicazione delle norme. Per quanto riguarda poi altre possibilità, sì, anche queste sono, attualmente la norma prevede il comma 5 prevede la possibilità o di sostituzione o di sospensione. La rimozione è un provvedimento di carattere così definitivo che occorrerà anche questo, eventualmente un ripensamento in sede di disciplina dei decreti delegati. L'incandidabilità è un tema importante perché devo dire che su questo c'è anche appunto una giurisprudenza che dobbiamo noi stessi a volte così adeguarci. Non l'ho detto prima, ma ecco, per esempio c'è una in merito all'applicazione dell'articolo del comma dell'incandidabilità, c'è stata una Corte d'Appello che ha previsto che si dovesse applicare soltanto l'incandidabilità entrasse in vigore solamente, anche se definitiva, solamente per le elezioni successive. Questo comporta che il sindaco che è attualmente in carica, che è stato eletto nelle more del giudizio di incandidabilità, potesse continuare a svolgere le funzioni di sindaco. Ovviamente abbiamo impugnato questo provvedimento perché riteniamo che invece sia immediatamente efficace la decadenza di diritto e quindi attualmente il giudizio è davanti alla Cassazione. Quindi l'incandidabilità è uno strumento importante, che questo non si prevede in questo caso due mandati, due consigliature, e quindi anche in questo caso si potrebbe anche prevedere dei tempi più stretti, per esempio nelle decisioni, in modo tale da essere più certi per i provvedimenti definitivi e così in maniera tale che magari si possa intervenire in maniera più tempestiva eventualmente nella sostituzione della compagine dell'ente locale. Anche questo però è uno dei temi che potrà essere oggetto di approfondimento. Ripeto, noi stiamo cercando di fare questa riforma del testo unico che comprende anche altri aspetti, ma proprio per rendere ancora più efficace, tempestiva e in maniera più organizzata tutte queste attività e queste criticità che ci sono, che emergono anche da noi, dalle nostre relazioni. Prefetto, mi scusi se sì, può chiedere al prefetto di produrci questa sentenza di Corte d'Appello
oggetto, perché credo sia interessante conoscere i motivi, dato che è in Cassazione. Grazie. Prefetto, mi scusi, lei ha esordito facendo riferimento ai numeri e comunque ha ricordato a tutti quanti noi che l'istituto è previsto da una legge che è vigente dal 1991, quindi di fatto siamo a 30 anni dall'entrata in vigore di questo strumento. E io sono convinto che sulla base di studi scientificamente condotti, tenendo conto anche per esempio di quanto prevede la norma sulla trasparenza a capo delle amministrazioni che debbono dar l'esempio, anche in relazione per esempio poi a strumenti contabili, e faccio riferimento anche ad uno studio di recente condotto da due ricercatori, uno per Ca' Fosca e l'altro per il Trinity College di Dublino, il Ministero possa comunque affinare sempre più degli strumenti capaci di cogliere dei segnali quantomeno indicativi di fenomeni che non sempre vengono portati all'attenzione invece di chi di dovere. Io faccio riferimento ad un dato che lei ha fornito. Nel corso del 2021, e fra poco insomma l'anno si concluderà, noi abbiamo registrato lo scioglimento di 13 amministrazioni comunali e nessuna azienda sanitaria. Mi sembra che i numeri siano in regressione, perché qualche anno fa gli scioglimenti erano superiori alla ventina per anno e siamo arrivati comunque a centinaia di comuni sciolti. Però l'altra riflessione che faccio è che di fatto, pur essendoci statisticamente parlando un susseguirsi di inchieste che disvelano la presenza della criminalità organizzata in tante zone del nostro paese non tradizionalmente collegate a queste presenze, poi gli scioglimenti quest'anno sono tutti circoscritti alle quattro regioni in cui tradizionalmente le mafie vengono ad essere allocate. Non è che anche con la rimodulazione del sistema delle interdittive, già che poi la proposta di scioglimento è sempre in capo all'autorità prefettizia, vi sia una sorta di venir meno dell'attenzione con cui in passato si osservavano certi fenomeni per aggredire appunto l'infiltrazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche? Poi da tante inchieste è venuta fuori anche una capacità di infiltrare altre amministrazioni pubbliche che non siano appunto gli enti locali, i comuni o le aziende sanitarie. A suo avviso, visto che a capo di questo dipartimento, che comunque deve monitorare e studiare tale fenomeno, il legislatore potrebbe trarre spunto per allargare il novero di amministrazioni pubbliche oggetto di potenziale scioglimento? Perché spesso e volentieri, ad esempio, vengono coinvolti in inchieste giudiziarie particolarmente imbarazzanti rappresentanti dei cittadini eletti in consigli regionali. Ma il Consiglio regionale non viene previsto dal legislatore come un organismo che sia potenzialmente da sciogliersi. E purtuttavia, per esempio, con la riforma del titolo V, il Consiglio regionale ha competenze nell'ambito della spesa sanitaria che inducono infatti tanta parte della criminalità organizzata a prestare attenzione alla possibilità di infiltrare un ente per dirigere poi la spesa che lo stesso in qualche modo dirige, essendo responsabile. Allora, sì, sono ovviamente tutti spunti di riflessione che il Presidente lei ci dà e che sono ovviamente importanti. Ora, per quanto riguarda il numero degli scioglimenti, sì, adesso credo che su per giù siamo adesso non, insomma in linea della, abbiamo non, adesso ho qui poi adesso le vediamo quelli così, ma non, al di là di questo se,
ecco, noi per gli scioglimenti per mafia, non l'ho detto, però ecco, non è previsto l'avvio del procedimento, quindi anzi la giurisprudenza anche recente ha sempre affermato che le ragioni di speditezza, di riservatezza prevalgono rispetto a quella della partecipazione al procedimento e proprio anche recentemente il Consiglio di Stato ha ribadito che la conformità di questa legittimità di questa procedura anche di fronte appunto alle norme di carattere europeo, proprio perché c'è un'esigenza di contrasto al condizionamento mafioso che prevale su quelle del procedimento. Sono state fatte delle modifiche recentemente per le interdittive antimafia che riguardano singole imprese, si tratta ecco, di altre fenomeni che hanno anche una dimensione differente, quindi da parte per quanto riguarda gli scioglimenti permangono le stesse prerogative. Per quanto riguarda la possibilità di sciogliere altri, così, con altri enti locali, questo sì, lascerei alla valutazione del Parlamento sotto questo punto di vista, nel senso che si tratta anche in questo caso di modificare notevolmente l'ordinamento e da disciplinarne poi le modalità, perché il Ministero dell'Interno non si occupa delle regioni, c'è un altro ministero che si occupa di questo, quindi vorrei neanche invadere il campo sotto questo punto di vista. E poi qual era l'altra, mi scusi, l'altra osservazione che aveva fatto? Relativamente per esempio all'incrocio di dati forniti dall'analisi dei bilanci, sì, questo, lei faceva riferimento per esempio al problema dell'evasione fiscale oppure dell'occupazione abusiva di alloggi. Questi sono proprio, diciamo, questi sono proprio gli elementi sintomatici che vengono adottati, vengono fatti dalle prefetture, questo assolutamente. Sono proprio questi gli elementi principali che vengono valutati rispetto al quando si fa la procedura di accesso, insomma. Quindi si tratta di procedure complesse, quindi, però che sono sicuramente all'attenzione sotto questo punto di vista, tutti questi incroci di dati e le commissioni di accesso che in genere lavorano, durano 6 mesi ma anche meno se necessario, valutano tutti questi elementi che lei diceva. Si potrà sicuramente potenziare l'attività, questo magari, delle prefetture, però devo dire che l'attività mi pare, insomma, abbastanza, devo ammettere, insomma, che tutte le gestioni, e ci conferma anche il contenzioso che abbiamo, che ci dà sempre ragione, insomma, si tratta sempre di attività molto, molto fatte con molta ponderatezza e non vedo, ecco, ci sono tutti gli elementi per le valutazioni sotto questo punto di vista. Però certo, possiamo sicuramente migliorare, potenziare questa attività di verifica in modo tale da verificare ancora maggiormente se ci sono situazioni di condizionamento nei comuni che insomma, per quali l'attenzione è sempre massima da parte del nostro Ministero. C'è il senatore Nannutti. Grazie Presidente. Ringrazio il Prefetto per la relazione. Volevo citare alcuni numeri dei comuni sciolti per mafia. 2017-21, 18-23, 2019 sono 19, 2020 sono 11 i comuni sciolti per mafia. E c'è un'interessante statistica che riguarda anche le regioni. La Lombardia, tra il 91 e il 2020, ha un comune sciolto per mafia, l'Emilia-Romagna 1, la Val d'Aosta 1, la Basilicata 2, Lazio 2, Liguria 2, Piemonte 3, Puglia 19, Sicilia 82, la Campania 98, la Calabria, la regione del presidente dell'antimafia Morra, 113. Che non è il numero della polizia, quando si chiama, è il 113, quindi è molto, molto importante. Ecco, la cosa che le chiedevo, signor Prefetto, anche questo allentamento degli scioglimenti può essere legato alla pandemia, un allentamento dei controlli, oppure si ritiene che, insomma,
ci sia una sorta di assuefazione a questi fenomeni, perché tra l'altro si sciolgono i comuni, si ripresentano spesso gli stessi amministratori che vengono rieletti. Quindi lei può suggerire magari al Parlamento qualche modalità per evitare queste recidive? La ringrazio. No, grazie a lei. No, escluderei ovviamente nessuna assuefazione o calo di interesse nei confronti di questo fenomeno, anzi, devo dire che l'attenzione è sempre massima. I numeri si sono diminuiti, forse leggermente aumentati quest'anno rispetto all'anno precedente, ma insomma sono dovuti al fatto che comunque sono attività complesse, quindi ecco, c'è sempre grande attenzione da parte comunque delle prefetture. Per quanto riguarda questo radicamento che c'è, e come capita, prima accennavo che si tratta di comuni sciolti per più di una volta, è ovvio che è anche un fenomeno culturale, prima se ne parlava, occorre investire innanzitutto sui giovani, quindi la formazione, la cultura, bisogna investire forse sull'occupazione per i giovani, bisogna creare loro nuove opportunità, bisogna far sì che bisogna creare una società che consenta ai cittadini di far capire che lo Stato c'è, che è presente, che funziona bene, e questo però comporta investimenti. Ecco, parlavo prima del fatto che nei comuni sciolti per mafia sono state previste delle forme di incentivo finanziario della legge finanziaria appunto del 2018. E questo è stato fatto proprio per favorire l'attività delle commissioni straordinarie, per far sì che si possano, nei comuni interessati, la collettività possa comprendere come l'attività delle commissioni sia concreta e faccia qualcosa di veramente importante a favore della collettività. È ovvio che forse questi investimenti devono continuare anche in un momento successivo, magari in modo tale che, insieme alle altre misure che pure si parlavano, accompagnamento del nuovo comune, dei nuovi organi comunali, alla verifica del corretto comportamento, alla legittimità degli atti, potrebbero far sì che potrebbe modificarsi ovviamente questo aspetto che, ripeto, è un aspetto anche culturale delle persone che magari hanno un sostrato e quindi devono imparare a fidarsi dello Stato. Ci deve essere uno Stato che funzioni bene, e occorre dare loro le opportunità giuste sotto questo punto di vista. Va bene, siccome non mi sembra che ci siano altri quesiti che i commissari presenti vogliano proporre, credo che sia conclusa la nostra audizione. Ringrazio il prefetto Sgaragli e quindi ci rinviamo alla prossima seduta. Grazie mille, prefetto. Grazie.